Il ministro dell'Interno Salvini ha sancito oggi ufficialmente la chiusura del CARA di Mineo, il centro di accoglienza per richiedenti asilo più grande d'Europa, che già dal 2 luglio scorso non ospitava più nessuno. Il ministro parla di un momento di legalità e di recupero del territorio. Sono un bel segnale per tutta Italia, che pensa di fare business a nord a sud, contando sull'immigrazione di massa, deve cambiare ragioni sociali. Questo è il messaggio che oggi... Ritorna poi sulla questione degli sbarchi. Il Viminale censisce tutti gli arrivi, non esistono sbarchi fantasma. Siamo a 3.020, fantasmi compresi. Parlando di controlli, tra i 22 cittadini tunisini, su 47 persone sbarcate nella notte a Pozzallo, 3 sono stati fermati. 2 erano stati espulsi in precedenza per reati connessi allo spaccio di droga, il terzo si ipotizza sia lo scafista dell'imbarcazione. Gli altri 19 tunisini saranno riaccompagnati alla frontiera per essere rimpatriati. Proprio al ministro dell'interno tunisino si era rivolto Salvini oggi per sollecitare nuovi accordi bilaterali, una stretta maggiore sulle partenze e chiedendo di accettare rimpatri anche tramite navi di linea per snellire le procedure. Mentre continuano i soccorsi in mare, l'ultimo in ordine di tempo da parte dell'Alan Kurdi nella zona SAR maltese. 44 persone, tra cui 3 bambini. E in Sardegna, oggi nella zona del Sulcis, sono sbarcate 27 persone provenienti dall'Algeria.